più bello. Eccolo lo spettrometro a raggi X, uno strumento che potrà in pochi secondi individuare prodotti e oggetti pericolosi e nocivi per la salute, voluto fortemente dalla regione all'obiettivo di tutelare il consumatore. In 30 secondi siamo in grado di verificare se ci sono dei materiali nocivi alla salute, credo sia un passo in avanti nella contraffazione e quindi nel controllo, non solamente nel momento in cui si sequestra, ma anche secondo me in termini preventivi. Pochi giorni e il nuovo dispositivo prenderà il via. Per ora ad utilizzare lo spettrometro sarà la Camera di Commercio di Venezia, ma spiega Manzato, verrà dato anche alle forze dell'ordine qualora lo richiedessero. Una vera e propria macchina antitarocco che passerà al setaccio categorie sensibili di prodotti come abbigliamento e accessori, articoli per la casa, l'ufficio, la scuola ed ancora cosmetici e giocattoli. Sarà in pratica in grado di rilevare elementi dannosi alla salute come il bromo, il cromo, il mercurio, il cadmio e il piombo. Dall'inizio dell'anno fino ad oggi, fanno sapere dalla Camera di Commercio, sono stati sequestrati ben 40.000 prodotti risultati nocivi. Partiremo in occasione delle prossime feste natalizie proprio girando per la provincia e potendo ovviamente sequestrare grazie a questo spettrometro quei prodotti in cui il sospetto di pericolosità è quasi sicuro. Un modo non solo per tutelare la sicurezza del consumatore ma per garantire e tutelare anche le imprese corrette. Lo strumento viene attivato con un debole fascio di raggi X. Lo strumento va a colpire il materiale in oggetto con della radiazione X, la materia reagisce mettendo una radiazione caratteristica di fluorescenza che viene catturata dallo strumento e trasformata in un risultato utile. L'analisi del risultato permette di dire se il prodotto è salubre o meno o se deve essere inviato ad ulteriori analisi più specifiche di laboratorio. Lo spettrometro potrebbe essere utilizzato anche dalle forze dell'ordine nei casi criminosi. Dove è passato un proiettile si riesce a capire se lo sparo è avvenuto a contatto ad esempio con il vestito, quindi se si tratta di suicidio, ovvero se è venuto, da che distanza è venuto e con che tipo di proiettile è venuto.